L'agricoltura era un vanto per Cerveteri. Le produzioni dei frutti agli ortaggi sono inesorabilmente sparite. Oggi a tenere in vita un settore in declino è il vino. A Verona, nel corso del Vinitaly, le cantine presenti hanno lanciato un grido d'allarme. L'appello dei viticoltori si spera non cada nel nulla, perché se è vero che il vino cresce nei numeri, dall'altra parte poco si fa per promuoverlo, quantomeno per organizzare un sistema di rete tra le varie aziende. Ci sono le basi per poter rilanciare veramente un vero consorzio. Credo però chiaramente se ci sono le basi bisogna che tutti i produttori si mettano insieme e comunque seguano tutti insieme una linea guida, perché ovviamente per arrivare in fondo all'obiettivo bisogna arrivare tutti quanti insieme. Sì, è una bellissima idea, l'idea c'è, ci siamo anche incontrati con qualche produttore e qualche imprenditore. Quindi stiamo cercando di fare qualcosa. Se il nostro territorio riuscisse ad avere quei servizi che in questo momento mancano, sicuramente avremo un'implementazione completa. L'appello è rivolto alle istituzioni locali perché solo un sistema tra imprenditori può portare vantaggi al territorio. Dovremmo lavorare per un unico obiettivo se vogliamo rilanciare un pochino quello che è l'azienda, il fatturato, l'economia, perché se continuiamo così, ora credo. Partiamo da una base, i vini ormai li sanno fare tutti, credo che non c'è un'azienda che sappia non fare il vino, ne parlavamo proprio questa mattina con altri produttori, quindi siamo tutti capaci. Allora se siamo tutti capaci, siamo capaci e dobbiamo essere capaci anche a fare futuristicamente un buon fatturato e un buon inserimento su quello che è il nostro prodotto, anche perché il nostro prodotto credo che all'estero, come si sente, come si vede, è sempre di più richiesto, quindi probabilmente ci sono le basi, la cultura e il fatto bene del nostro vino. Le amministrazioni non riescono a vedere oltre il proprio naso. Cerveteri ha bisogno di tanto, di tutto forse. Abbiamo tutto e non riusciamo a metterlo in vetrina. Sono sicuro che le cose cambieranno.